Buongiorno, è il giorno dopo le dimissioni di Renata Polverini, anzi 48 ore dopo. Ieri l'abbiamo riapparsa in televisione, il governatore, l'ex governatore a questo punto del Lazio, ma questa vicenda non si chiude e soprattutto si trasforma in una grande paura, la paura del contagio, che gli scandali che riguardano poi un sistema di finanziamento possano venire alla luce anche in altre regioni. Per la verità, ce ne sono buone tracce già sui giornali di oggi, non solo sui giornali di oggi, già da qualche giorno si cominciavano a vedere altri casi. Naturalmente parliamo di questo, ma anche delle ricadute politiche della vicenda del Lazio, del terremoto che ha scatenato nel Popolo della Libertà. Ieri è tornato a farsi sentire anche Berlusconi e quindi commenteremo anche quali sono le linee che sono state poche battute, però anche un'intervista all'Huffington Post, il nuovo giornale online. E quindi insomma anche Berlusconi ieri ha ripreso un po' l'iniziativa in una maniera che cercheremo di capire meglio con i nostri ospiti di oggi, che sono Francesco Verderami del Corriere della Sera. Buongiorno e bentornato. Scopelliti, Giuseppe Scopelliti, presidente della regione Calabria, che è del Popolo della Libertà, è una delle regioni in cui appunto che si dice sono un po' nella bufera anche la Calabria, ora ne parliamo. Matteo Orfini del Partito Democratico, Buongiorno. membro della segreteria e anche molto esperto di questioni di Roma e del Lazio. Francesca Schianchi è una giornalista di Pubblico. Buongiorno. Nicola Piepoli, sondaggista dell'Istituto Piepoli. Diritto. Buongiorno. E abbiamo in collegamento da Verona il sindaco di Verona, Flavio Tosi, della Lega, naturalmente. Buongiorno anche a Tosi. Sì, buongiorno a voi. Allora, io comincerei subito con Scopelliti, naturalmente. Innanzitutto devo farle una domanda, ma è vero che lei ha il fotografo personale, come scrive oggi Il Fatto? No, noi abbiamo un ufficio stampa composto, credo, da 5 persone, tra cui esiste anche con contratto normale un giovane, un ragazzo che ha anche queste sue capacità, queste qualità, sa fare, sono tutti attrezzati anche di telecamere e oltre questo anche macchina Quindi lei dice fotografica. non lo catalogherebbe come spreco, come un'esagerazione? Noi facciamo tutta una serie di iniziative esterne, in una Calabria che è abbastanza lunga e difficile da percorrere, e abbiamo un ufficio stampa che segue le iniziative e quindi fornisce alle agenzie, ai giornali, alle televisioni immagini e fornisce servizi fotografici e quindi anche tutto ciò che è il resoconto delle attività del Presidente e non soltanto, ma di tutta la Giunta. Quindi con un contratto normalissimo di chi prende forse 2.000 euro al mese, 1.800 euro al mese, e all'interno di un ufficio stampa, se uno non ha un contratto con costi esorbitanti, mi sembra che non sia questa una grande notizia. Poi No, tutto può vabbè, naturalmente diventare, tutto può diventarlo, però sono anche dei particolari che capisco sono, che Il siccome. Fatto attenziona molto la Calabria perché probabilmente ha la necessità di enfatizzare le cose che si realizzano in Calabria, ma i problemi non sono in Calabria sicuramente. Non ci sono problemi, non è Ma una. Lei come rispetto. vede questa. Insomma, il finanziamento pubblico? Guardi, Avete anche voi queste no, noi cifre da record per i non abbiamo consiglieri? cifre da record. Anche questa mattina il Corriere della Sera fa un esempio rispetto alle proporzioni delle risorse che vengono distribuite alle regioni. Nei giorni scorsi il Sole 24 Ore ha fatto un esame un po' a tutte le regioni e non abbiamo, diciamo così, siamo all'interno dei parametri o comunque siamo nella media. Il problema sta nella capacità e nella necessità di leggere i numeri, di leggerli in maniera oggettiva e su questo noi abbiamo dato, non oggi, ma ad inizio legislatura, l'esempio di una scelta coerente. Noi abbiamo ridotto del 50% le consulenze, di spese sul bilancio regionale, abbiamo tolto il vitalizio per la nuova stagione che arriverà ovviamente dopo questa esperienza. Ah, quindi non per adesso i Non abbiamo consiglieri tolto della un costo, no, Calabria abbiamo hanno una tolto pensione calcolata col dal. sistema retributivo ancora? Sì. Abbiamo ridotto del 40% le commissioni consigliari, abbiamo tolto, fatto due tagli agli emolumenti dei consiglieri, abbiamo ridotto le strutture speciali. Io leggo che ci sono presidenti di regione che hanno 15-18 persone
al seguito il Presidente della Regione Calabria ne ha soltanto 5, di cui 2 soltanto esterni. E mi sembra che l'attività di un Presidente di Regione non sia di poco conto. Quindi... Ma secondo lei c'è questo problema? Oggi vi riunirete, no, i governatori qui a Roma. C'è questo problema di un costo eccessivo delle regioni? Ma sicuramente dopo aver visto ciò che accadeva nel Lazio è chiaro che il problema esiste, perché che un consigliere abbia come dotazione 100.000 euro, che i finanziamenti finiscano nei conti personali dei consiglieri, questo ha creato sgomento in tutti. Da noi non accade così. Da noi chi sostiene delle spese per conto del gruppo lo fa con tanto di fattura. Pochi giorni fa, l'avevamo annunciato la settimana scorsa io personalmente in aula, l'avevo fatto e abbiamo approvato 2 giorni addietro che per legge oggi i gruppi saranno, avranno una società esterna come la Camera che dovrà certificare i bilanci. Questo è l'andamento e la notizia rispetto a quelle che sono l'utilizzo e le risorse del Consiglio regionale, quindi della Regione Calabria. Le faccio un'altra domanda prima poi naturalmente di dare la parola anche agli altri. Ieri Renata Polverini, e non soltanto ieri, ma sembra proprio la sua linea difensiva, dice: il Presidente della Regione non sa che cosa succede nel Consiglio, io non potevo sapere e comunque non può fare niente perché la Giunta è una cosa e il Consiglio regionale è un'altra. Quindi la Giunta del Lazio, pulitissima, perfetta, senza sprechi, tranne quelli che, vabbè, quindi c'è questa impotenza. Lei non lo sa che cosa succede nel Consiglio regionale? Guardi, dice la verità, nel senso che un Presidente della Giunta non può sapere ciò che accade in Consiglio regionale. Cioè non può sapere quanti soldi vengono dati al Consiglio regionale? Questo lo stabilisce la Giunta, le risorse che vengono attribuite. Quindi questo lo deve sapere. Sì, ma noi diamo 65 milioni di euro al Consiglio regionale, poi all'Ufficio di Presidenza, dove c'è anche il PD, dove c'è dentro l'Italia dei Valori, la stragrande maggioranza dei casi. Sì, però non andiamo subito, parliamo dell'aspetto tecnico. Dove c'è una collegialità. La Giunta regionale assegna le risorse per le spese di funzionamento del Consiglio regionale, dopodiché... L'Ufficio di Presidenza... Quindi se vede che sono aumentati da 1 milione a 14 milioni, questo forse lo può vedere? Guardi, in Calabria, e così le do anche questa risposta, negli ultimi 2 anni le spese di funzionamento del Consiglio sono diminuite, nonostante ci siamo trovati di fronte a un Consiglio regionale che a pochi mesi dalla chiusura del mandato ha assunto 135 persone. Noi abbiamo la difficoltà, insomma, anche ecco, di dover gestire questo nuovo ingresso di 135 persone fatte per concorso dal centro-sinistra. Ma nonostante tutto abbiamo ridotto soltanto nell'anno 2012 di 9 milioni le risorse al Consiglio regionale, perché abbiamo fatto un taglio vero e proprio in maniera concreta. Certo, si può sempre ricercare comunque la possibilità di fare ulteriori tagli. No, ma il punto era se sì. Quindi lei dice comunque i soldi vengono stanziati dalla Giunta e quindi la Giunta... è l'Ufficio di Presidenza che gestisce e controlla i flussi. Dopo, un altro aspetto secondo me importante, vengo diciamo incontro a quello che lei aveva chiesto, l'Ufficio di Presidenza, e questo lo abbiamo chiesto, deve regolamentare il tema delle spese. Cioè ci sono iniziative che possono essere realizzate, iniziative di propaganda sul territorio, rapporti col cittadino, altra cosa sono le spese di altra natura che ovviamente non possono rientrare certamente nel finanziamento pubblico che viene messo in campo per quanto riguarda ovviamente il funzionamento dei gruppi e quindi la possibilità di fare politica sul territorio. Matteo Orfini, ieri Alfano ha fatto una proposta anche al PD, impegnarsi a non rieleggere i consiglieri che hanno deciso nel Lazio appunto di aumentare così tanto il plafond del finanziamento annuale, di portare questi famosi 14 milioni che hanno anche votato. Il PD è d'accordo su questa, è una strada percorribile, o invece Esterino Montino sarà ricandidato sicuramente? Montino ha detto lui stesso che non si ricandiderà, ma lo aveva già detto perché riteneva la sua esperienza in regione conclusa, però niente. No, l'aveva detto precedentemente, quindi non si ricandiderà. Però. Ma il punto non è questo, cioè noi non stiamo discutendo di questo. C'è un tema di quanti soldi sono stati ai gruppi, vanno ridotti, vanno tagliati, non solo nel Lazio, poi diremo forse, e va benissimo, e siamo d'accordo. Però qui il problema è che quelle risorse che... troppe o troppo poche, secondo me troppe, che sono state date ai gruppi, servono per l'attività politica e sono state utilizzate per fare altro.
sono state utilizzate per comprare le macchine, per pagare i mutui, per fare i festini in maschera vestiti da maiali. Ora, diciamo, la Polverini e Alfano possono dire quello che gli pare, però una presidente della regione che ha partecipato a quei festini e, come è sui giornali di oggi, non poteva non sapere alcune cose, diciamo, è indubbiamente responsabile di ciò che è successo. E qualora fosse vero che non lo sapeva, vuol dire che è un incapace, perché sì, tu però, non puoi presiedere punto... una regione. No, il punto è l'utilizzo, forse illegale, questo dirà la magistratura. No, i punti sono due. I punti sono un utilizzo illegale sul quale naturalmente valgono questi argomenti. E poi c'è un altro punto, la quantità di denaro, una quantità talmente impressionante che è stata, viene giudicata, insomma, scandalosa, è il motivo per cui tutti stanno correndo al riparo, perfino il governo ha dato mandato, e questa quantità è stata deliberata da un voto unanime. Allora, chi ha deliberato una cifra? Ecco, dall'ufficio di presidenza, nel quale... No, no, però l'ufficio di presidenza è comunque composto anche da membri dell'opposizione. C'è oggi sul Messaggero un'intervista di Bersani che dice è stato un errore non ribaltare il tavolo in quel momento. Però, allora, ecco, questo errore verrà sanzionato con una non ricandidatura? Ma questo lo deciderà il PD del Lazio. Io credo che vada sanzionato politicamente. Cioè, intanto decidiamo che è stato un errore, riconosciamo che è stato un errore, però nel momento in cui riconosciamo che è stato un errore non accettiamo l'idea che sia la stessa cosa spendere quelle risorse in modo trasparente, sta tutto su internet, il gruppo della regione, come certo, sono state spese quelle risorse, e farci festini o pagarsi il mutuo. Anche se è una cifra molto alta, naturalmente, se anche è stata spesa per manifesti, uno dice forse... Beh, vabbè, okay, però è diverso organizzare un'assemblea, un comizio, ed attaccare dei manifesti e spenderli per pagarsi il proprio mutuo. Credo che sia una cosa evidentemente differente. Cioè, adesso io non credo che il problema sia il fotografo di Scopelliti, perché poi, diciamo, tutto è spreco. No, però... Penso che però Scopelliti non possa... Io sono esperto di cose del Lazio, ma conosco per fortuna anche la splendida Calabria. Tutto si può dire, ma non che in Calabria non ci sia un problema. Non solo da un punto di vista economico, cioè la Calabria perde in questi anni PIL come solo una guerra può far perdere PIL a una regione, ma Scopelliti è sindaco di un comune che è sotto inchiesta, è stato sindaco di un comune che è sotto inchiesta per infiltrazione dell''Ndrangheta. Cioè, allora adesso raccontare il governo Scopelliti come il governo della trasparenza, della riduzione delle risorse, è una cosa onestamente che non si può sentire. Ma io... Poi ne possiamo parlare, io ci farei una trasmissione sul caso Fallara, sul governo di Reggio, così fare, ci sediamo ne discutiamo. Qualche lezione su, ma sì, su forse anch'io a lei, su come si governa in modo trasparente e legale in comune. È veramente assurdo pensare di poter sostenere che la Polverini viene invitata a una festa e quando arriva la festa deve chiedere scusi chi paga e con quali soldi. È una follia, questa è un'assurdità. Sì? E questa è la cultura della sinistra, che è veramente ignobile. Perché se io vengo invitato a una festa, presumo che il buonsenso del consigliere che mi invita faccia la festa a spese proprie, perché non ci sono gli estremi perché quella festa venga pagata con i soldi pubblici. Poi bisognerà vedere se così... Ma scusa, quel consigliere prima di candidarlo lo conosceva forse? Guardi, questa è pura demagogia, perché pensare che lei viene a fare queste elezioni a un presidente di regione come la Calabria, che... Me ne trovi uno in Italia che il giorno dell'ufficializzazione della candidatura, in un comunicato stampa delle 15 del 27 febbraio del 2010, ha detto ai calabresi che il Partito Socialista e un altro partito, adesso non ricordo quale fosse precisamente il nome, aveva candidato due persone a me indesiderate perché erano soggette ad indagine. Allora, in piena campagna elettorale, mettendo a rischio la mia elezione, avendo fatto le candidature col casellario giudiziario chiedendo ad alcune persone che io non conoscevo. Ma guardi, di che cosa sta parlando? C'è la commissione di accesso al comune che hai governato per anni per infiltrazioni mafiose. Poi veniamo, ma di cosa stiamo parlando? Poi veniamo, caro onorevole. Non solo la commissione d'accesso è una commissione che intanto viene messa in campo per giudicare la gestione di un'amministrazione che è attuale, quella attuale. La commissione di accesso forse non sa, e quindi questo è un fatto che le può servire. No, questa è pura ignoranza, sì, pure perché ignoranza.
La commissione d'accesso, la commissione d'accesso la prossima volta a verificare. No, la commissione d'accesso deve giudicare l'andamento delle attività dell'amministrazione in atto. Certo. Ecco. Ma si riferiscono quell'inchiesta a molti fatti avvenuti sotto la sua consigliatura. Si vedrà, intanto, se lei conosce evidentemente la relazione. Quindi il problema di fondo è che quella città è stata governata per 8 anni e si è trasformata, perché è stata una città che è cresciuta e che ha avuto consensi unanimi al punto che il Parlamento gli ha riconosciuto il ruolo di città metropolitana, è tra le 10 città metropolitane. E chi ha conosciuto Reggio Calabria in quegli anni ha avuto modo di prendere atto della grande crescita del territorio. Dopo c'è un altro problema, e lei mi dà questa opportunità. C'è un'aggressione per abbattere Scopelliti, come si sta facendo nel Lazio. Però con la c'è Polverini. C'è un'inchiesta, questo? Sì, cioè, sì, che sì, c'è, ma vengo anche a questo, così le chiarisco anche qual è l'inchiesta. No. E poi è c'è la Lombardia, che dove c'è si deve abbattere, rischio di commissariamento si deve abbattere, si deve abbattere Formigoni. Cosa c'è in Lombardia, nel Lazio e in Calabria? Ci sono 3 governatori del PDL che hanno consenso, che sono punti fermi della nuova stagione del PDL di Angelino Alfano. Allora è chiaro che questa ondata mi sembra la chiave di lettura più semplice e naturale, noi lo diciamo da almeno un anno e mezzo questo. Quindi lei sta dicendo che queste inchieste sono una... Quindi io sono indagato, politiche... io sono indagato, così come dice... consigliere Matteo regionale, Orfino. Cos'è? Ah no, semplicemente un dirigente mi pare che mi è stato mandato con l'idea di fare il fucilatore. Ma neanche sapevo benissimo. Che c'era lei, non me l'avevano detto. A me sì. E quindi sono indagato per un falso di bilancio, perché secondo il magistrato Scopelliti non poteva non sapere. Lo stesso caso della Polverini. Tu non puoi non sapere che chi metteva in campo i bilanci gonfiava i residui attivi. Le domando, e domando a Orfini, ma Veltroni, che ha lasciato un buco di bilancio di 12 miliardi di euro, 12 miliardi di euro alle mani, non è indagato, non è vero? Non è vero. Io ho le carte del Ministero dell'Economia che me le ha mandate alle mani 2 mesi fa. Lo stesso assessore al bilancio del Comune di Roma al momento dell'insediamento disse che non c'era il buco. Non c'era il buco. No, non l'ho detto io, l'ha detto l'assessore. Questa è una lei dice una falsità enorme, però non è indagato Veltroni, come non è indagato il sindaco di Napoli, Iervolino. Allora facciamo un po' di ordine, però non possiamo lì. Facciamo due trasmissioni, però non quella di oggi. Non avevo neanche detto che Scopelliti era indagato. Sì, se l'ho detto io. Esatto, non è un perché problema. Il punto non era questo, ho chiesto a Scopelliti conto di un'altra cosa, del fatto che il comune oggi di Reggio Calabria, governato dal centrodestra, governato prima da Scopelliti, lui dice benissimo. Ho risposto perché c'è un'aggressione. La trasmissione, la città lo sa molto bene, certo, al punto che al giorno in cui nasce così, e ho finito. Però Scopelliti, parliamo di altro. Io credo che questa sia una cosa importante, le cose che stiamo dicendo, assolutamente, perché parliamo di regioni. Parliamo di politica, no, qua parliamo di comune, perché bisogna colpire Scopelliti, perché sul versante regionale ancora non si è arrivato a colpirlo. Perché comunque governatore di una regione, un uomo pubblico. Accade che all'atto dell'insediamento del ministro Cancellieri, un giornalista che fa parte di un gruppo di giornalisti che hanno a cuore le sorti della Calabria, domanda alla fine della conferenza stampa al ministro Cancellieri: ma lei manderà la commissione d'accesso a Reggio Calabria? E il ministro dice: bisogna insediare adesso. No, fatemi prendere atto. Perché c'era una strategia mirata a colpire la città di Reggio Calabria. E questo mi sembra veramente molto chiaro ed evidente. I cittadini reggini lo sanno molto bene. Penso che le tesi del complotto della manovra politica lasciano un po' il tempo che trovano, voglio dire, soprattutto tendono a rendere tutto uguale, anche il caso di Formigoni, che è ancora un'altra storia, la sua è un'altra storia. Formigoni è che uno si è fatto pagare parte delle sue vacanze. No, voglio dire, sono diverse le storie. Io me le pago le vacanze. Sì, ma sono diverse le storie da quella di Scopelliti, quindi ricondurle a un complotto è sempre difficile, forse anche poi pericoloso per questa chi imbraccia questa è la vostra chiave di lettura, però poi insomma... Poi ci racconterà Orofini ovviamente degli altri suoi governatori, ma non interessa parlare degli altri. Facciamo una puntata però, allora questo che non è la puntata di oggi. Ecco, tra l'altro siamo già fuori con la pubblicità, ci fermiamo qui e poi torniamo a parlare della paura del contagio, che forse però le cui tracce si vedono anche in questo studio. Fra poco.
Allora, il sindaco Tosi, sindaco di Verona della Lega, dunque, ma lei pensa che ci sia questo rischio di contagio e che questo renda, per esempio, più difficile anche la posizione di Formigoni? Che la Lega ha avuto una posizione un po', come dire, non strana, insomma, nei confronti di Formigoni ha sempre difeso, però lei è stato critico qualche volta, insomma, crede che con le dimissioni della Polverini il caso Lazio possano avere una ripercussione anche in Lombardia? Ma credo che ci sia un problema intanto di carattere normativo, perché se è possibile che ci siano cifre di quel genere a disposizione dei gruppi consigliari regionali, vuol dire che forse è il caso che a livello nazionale si decida un tetto in maniera tale che queste cifre, perché 100.000 euro a consigliere è una cifra veramente impressionante, al di là poi che magari c'era quello che se li rubava o quello che li sprecava facendo festini. E quindi bisognerebbe che le norme fossero molto più rigide, tetti di spesa più bassi e obbligo di assoluta trasparenza nelle spese, quindi o internet, certificazioni esterne da parte di qualche soggetto che abbia i titoli per farlo, quindi in maniera tale che questi soldi siano controllati come doveroso che avvenga per il denaro pubblico. E questo, diciamo, da un punto di vista normativo. Poi ci sono i comportamenti dei singoli che chiaramente vanno sanzionati e perseguiti dall'autorità giudiziaria. La questione Lombardia è una questione diversa, lì c'è una questione che può essere penale e quello lo verificherà la magistratura se ci sono dei profili da questo punto di vista, anzi lo sta verificando. C'è poi un profilo di inopportunità, perché farsi, come sembra, regalare vacanze dal costo stratosferico è inopportuno in sé per sé per chi ha quel tipo di responsabilità. Poi, visto anche la situazione del paese, insomma, è un po' un pugno nell'occhio, insomma, usufruire di benefit di quelle dimensioni. Poi il punto è che io sono sindaco di un comune che, come tanti comuni, siamo costretti a fare i conti per far quadrare il bilancio in qualche maniera, abbiamo difficoltà ad asfaltare le strade, a sistemare i marciapiedi. Dopo, quando senti che ci sono realtà regionali dove ci sono risorse di quel tipo che possono essere buttate dalla finestra, il comune di Reggio Calabria, che al di là del periodo sul quale sta facendo le verifiche la commissione d'accesso, se non ricordo male è stato proprio nell'agosto di quest'anno, quindi qualche mese fa, il Consiglio Comunale ha approvato finalmente il bilancio consuntivo del 2010, quindi con un leggero ritardo, e se non erro il bilancio consuntivo 2010 è stato chiuso con meno 118 milioni, cioè con 118 milioni di perdite, cosa che se lo facessi a Verona andrei a casa un minuto dopo, e sarebbe anche giusto, ma non solo con 118 milioni, ma basterebbe un euro, perché il bilancio del comune in perdita non lo puoi chiudere, e a Reggio, se non erro, i numeri sono questi. Ma non mi ha risposto, sono cose che non dovrebbero succedere mai. Non mi ha risposto, diciamo, su Formigoni, se secondo lei a questo punto sarebbe meglio che Formigoni, lasciasse. Io ho già detto che per un fatto anche di strategia politica del mio movimento, noi stiamo cercando di tornare ad essere la prima forza del nord e di rappresentare il nord con maggior forza nei confronti del sistema romano, perché è chiaro che la locomotiva economica del paese non può essere non considerata anche dal punto di vista del peso politico e quindi del poter cambiare le cose nel senso della virtuosità. È chiaro che avere un governatore anche in Lombardia espresso dalla Lega, come già in Piemonte e in Veneto, e quindi ho detto più volte che se si andasse a elezioni anticipate in Lombardia questo non mi dispiacerebbe. Poi è chiaro che magari questo potrebbe togliere dall'imbarazzo qualcuno, ma questa è un'altra questione. Io la guardo da un punto di vista del mio movimento, di poter esprimere i tre governatori che poi potrebbero andare a confrontarsi e contrattare con Roma i cambiamenti istituzionali che fino adesso non arrivano. Non sono arrivati neanche quando siamo stati al governo noi, non è che dico è colpa di qualcun altro. Dico che purtroppo dal sistema romano fino adesso non siamo riusciti a portare a casa nulla. Nulla, nel senso non portare a casa di benefici, portare a casa un minimo di equità per tutti i territori. Venerdì e sabato ci saranno gli stati generali della Lega, da lì potrebbe venire una qualche decisione in questo senso, sarà invece solo un'occasione, diciamo, di riflessione? Ci sono ospiti importanti, ho visto Passera, Squinzi.
Beh, gli stati generali servono proprio per... Il manifesto non è un qualcosa che se lo scrivono Maroni, Tosi, Zaia, Cota, Gibelli, rinchiusi in una stanza. Ci saranno dei gruppi di lavoro tematici composti da imprenditori, professionisti, quindi dalla società, dal mondo dell'economia, che nei giorni precedenti lavoreranno per costruire questo manifesto, e questo sarà il programma delle riforme, delle risposte che bisogna dare al Nord e quindi poi al Paese, perché poi le riforme servono a tutti, e nascerà all'interno di questi stati generali, cioè servirà per dare una linea di governo per i prossimi anni. Verderami, abbiamo sentito i nostri esponenti politici alle prese con questa vicenda. Ieri Berlusconi ha cercato di prendere iniziativa, di proporre iniziative, passi per contro il finanziamento dei partiti, e poi si dice che pensi a spacchettamento delle liste, ma tutto questo è fuori tempo massimo secondo te, o c'è uno spazio di iniziativa? Riusciamo di uscire fuori tema più che fuori tempo massimo rispetto al problema che questi scandali stanno determinando, perché delle due l'una: o la classe politica non ha capito niente, o la classe politica pensa che i cittadini non abbiano capito niente. Io penso che i cittadini abbiano capito, e ci sono tre valutazioni a mio avviso. La prima: alla prossima conferenza Stato-Regioni o alla prossima riunione, al prossimo vertice tra il governo e altre organizzazioni come per esempio quelle dell'ANCI, quando questi rappresentanti usciranno da queste riunioni lamentandosi per esempio del taglio dei trasferimenti, i cittadini a cosa penseranno? Perché quei tagli e trasferimenti poi diranno questo si abbatterà sui nostri cittadini, dovremo tagliare i servizi. La mente dei cittadini elettori a cosa si rivolgerà? Si rivolgerà agli sprechi. Quindi alle prossime riunioni di conferenza Stato-Regione e di ANCI con il governo penso che sarebbe opportuno da parte dei politici stare molto più calmi e prima pensare a una spending review sul comparto locale piuttosto che su quello nazionale, visto che a livello nazionale si è raschiato il fondo. La seconda valutazione è di carattere politico e, come dire, coinvolge tutte le forze politiche. C'è un problema grandissimo. Nel nostro paese si è tentato, come dire, una sorta di Bossi, anzi, negli anni 90, impone all'agenda politica del paese la riforma in senso federale dello Stato. All'inizio viene preso in giro, poi questa agenda prende il sopravvento e sul finire della legislatura con il governo Amato di centrosinistra, per cercare di tamponare la falla della Lega e la successiva vittoria del centrodestra, viene fatta la riforma del titolo V, che è una riforma pazzesca, peraltro approvata con pochi voti, 3 voti di scarto da parte dell'allora maggioranza, che praticamente trasferisce, perché questo è il punto, trasferisce dallo Stato alle Regioni tutta una serie di competenze di carattere nazionale che tali dovevano rimanere e che invece sono confluite in istituzioni dove, a mio avviso, non ci può essere una visione, dove necessariamente non ci può essere una visione d'insieme nazionale e, per carità di patria, diciamo, dove la speranza è che non ci fossero 10, 100, 1000 Batman. E questo è stato un altro problema. Questo va a carico del centrosinistra che operò questa riforma e che fu pazzesca. Il centrodestra e in particolare il PDL devono assumersi la responsabilità politica delle questioni giudiziarie che apparterranno a Batman e ai suoi amici che si sono così distinti in questi festini e in questi bancomat con i quali venivano spesi i soldi pubblici. Ma la domanda che ponga Dorfini è questa: un dirigente, un segretario di partito come Bersani, che legittimamente cerca di far, come dire, trionfare la politica nella partita elettorale per conquistare Palazzo Chigi e quindi riconquistarla alla politica, dovrebbe spiegarci una cosa, perché a fronte della provocazione trattino invito di Alfano di non ricandidare tutti i consiglieri,
mi sembra un po' riduttivo dire ma noi non abbiamo Batman. Il problema è che voi avete tenuto il sacco a Batman. Ma questo non è un modo di discutere personalmente. No, non... il problema è questo. No, ho capito. Perché ma io politicamente e l'opinione pubblica... È il concetto del palo che scriveva Travaglio. Politicamente, comunque politicamente il concetto dell'opinione pubblica... si metta sulla linea di Travaglio. E questo Io ho sempre sostenuto, anche in questa trasmissione, ho difeso, anche davanti ad altri colleghi, la necessità e la legittimità dei costi della democrazia. Ma di fronte a questi costi della politica, persino il discorso la più, della quantità, persino uno testardo come me, che non si, come dire, non andava dietro il vento e non cercava quelle opinioni di vezzeggiare o vellicare queste derive qualunquiste, ma di fronte a questi casi non è possibile poi alla fine difendere i costi della democrazia. E allora, se rispetto, ripeto, a personaggi squallidi e miserabili che hanno utilizzato i soldi pubblici per fini privati e personali e che addirittura ancora oggi pensano di potersi ricandidare, l'unica cosa alle quali li vedo candidati è la galera, le patrie galere, allora rispetto a questo la risposta è debole, perché è stato fatto un calcolo. L'aumento dei costi per i fondi ai gruppi consigliari andava di pari passo all'aumento dell'addizionale IRPEF. Allora, questo la classe dirigente di centrodestra, di centrosinistra e anche di centro, che ha fatto la furbetta in questo giochino nel Lazio, perché altrimenti poi l'UDC viene a spiegare come mai non ha voluto le dimissioni, non ha chiesto le dimissioni prima e le ha chieste qualche giorno dopo della Polverini. Ecco, rispetto a queste cose dovrete risponderne davanti agli elettori. E allora probabilmente sostituire in blocco coloro i quali non hanno capito la portata della crisi e la sofferenza che i cittadini, soprattutto le fasce più deboli, stanno patendo in questa fase, per aumentare i soldi per i costi della politica, che non sono purtroppo i costi della democrazia, su questo forse un cambio in blocco della consigliatura dei candidati forse darebbe il segno che i partiti hanno capito, perché sicuramente l'opinione pubblica ha capito. Sì, ma questo abbiamo capito tutti, l'opinione pubblica ha capito e capiamo tutti. No, perché il 92 contesto... porta... Sì, il 92, tutto quello che vuoi, io avevo 18 anni nel 92. La classe politica, io contesto questo, condivido il ragionamento che hai fatto sulla riforma del titolo quinto della Costituzione, io non lo condivido, non oggi, ho scritto nel mio libro, cioè quello fu uno degli errori sostanziali dei governi di centrosinistra negli anni 90, perché fu una riforma frettolosa che ha creato parte dei problemi che noi abbiamo oggi. E tra l'altro rende difficile l'intervento del governo, bisogna dire anche questo, è un elemento molto importante sui tagli adesso. Ma il punto è esattamente questo, ma non solo adesso, noi parliamo di costi della politica, che è un tema straordinariamente importante. Però pensiamo alle politiche industriali. Se oggi il governo volesse davvero fare politiche industriali che servono per uscire dalla crisi, fa fatica a farle perché non ha strumenti di coordinamento con le 19 politiche industriali che fanno le regioni e che non si parlano a volte. Poi c'è la conferenza Stato, tutto quello che vuole, però è difficilissimo perché è stata una forma di federalismo fatto frettoloso, sull'onda. Esatto. Poi devo dire, Verderami riconoscerà che anche i grandi giornali e l'opinione pubblica in quei tempi spingeva in questa direzione, quindi fu secondo me un errore che io mi carico come centrosinistra, condiviso dall'elite del paese, dalla classe dirigente del paese, e quindi quello è il punto politico. Scusami, a mo' di battuta, gli articoli come la responsabilità penale sono soggettivi? Per carità, ma ho premesso che c'era una campagna di opinione, però prima. Fu criticata quella riforma fatta così dai giornali. Però il federalismo, quel tipo di riforma c'era un pensiero dominante, e diciamo che andava dietro all'idea che il problema era comunque lo Stato centrale, che spostando funzioni e risorse nelle periferie questo avrebbe moralizzato e risolto i problemi. Invece ha reso più deboli le politiche pubbliche e a volte, come sta emergendo, ha alimentato anche la corruzione. Dopodiché, vengo anche ai consiglieri del Lazio, il tema che a me colpisce questo ragionamento sulla classe politica, perché non io, il Corriere della Sera mi pare oggi ha pubblicato lo specchietto di come vengono spese le risorse per i gruppi nelle varie regioni, e guarda caso quelle in cui
sono minori le risorse date ai gruppi, sono quasi tutte quelle governate dal centro-sinistra e la Lombardia, a onore del vero, sono la Toscana, però Alfano Emilia, si riferiva la Liguria, al Lazio, la proposta di Alfano, per carità, era su quei consiglieri, però ho capito, perché sennò... Ho capito, siamo d'accordo, però sto dicendo, la classe politica non è che si deve rendere conto oggi, un consigliere regionale dell'Emilia Romagna prende meno di qualunque altro consigliere d'Italia. Non voglio interrompermi, mi scuso, no. Il problema è che se c'è una cellula cancerogena, che... finire il ragionamento, quindi dico, quando facciamo il ragionamento la classe politica deve capire, io credo che in generale sia diverso chi oggi da mesi chiede di fare la legge contro la corruzione e chi lo impedisce, quindi quando diciamo la classe politica facciamo anche le distinzioni. Poi anche all'interno della mia parte ci sono stati degli errori. Ora, io non ho detto che noi non ricandidiamo, ho detto che siccome siamo un partito, diciamo, questo capisco e fa fatica ad a molti a riconoscerlo, però il gruppo dirigente del Lazio, non dico a te, il gruppo dirigente del Lazio valuterà, non è che si fanno i processi diciamo, ai consiglieri regionali sui giornali. Cioè, noi lì c'è stato un errore politico, serio, una mancanza di sensibilità nei confronti del clima del paese. Questo è riconosciuto, e su questo però noi poi si vedrà. Li abbiamo fatti dimettere. Nello stesso tempo, li abbiamo fatti dimettere tutti. Una settimana fa, alla Camera stava andando in votazione nella giunta per il regolamento un regolamento che stabiliva che i bilanci dei gruppi parlamentari dovevano essere certificati all'interno della Camera. Bozza, PD, PDL. C'è voluto paginate sui giornali e l'indignazione dell'opinione pubblica su internet perché il giorno dopo PD e PDL facessero marcia indietro e dicessero va bene, facciamo certificare lì da società esterne. Lì c'è stata, quello che dici tu è vero, perché c'era una valutazione dei gruppi alla Camera. Ma capito, ma c'è bisogno che ve lo dicano i giornali, che forse una certificazione, che forse il controllore e il controllato è bene che non siano così vicini. Se me lo fai spiegare capisci perché lo contesto. Cioè il punto era di legittimità dei controlli sui bilanci della Camera, che secondo i gruppi parlamentari dovevano aspettare la Camera. Ci ho detto, noi avevamo già spiegato, e già lo facciamo ad esempio sul bilancio del Partito Democratico da 4 anni, allora, di farci certificare i conti da una società esterna, che è quella che li certifica la Banca d'Italia. Voi non avete spiegato, voi avete fatto una bozza PD-PDL firmata tanto quanto voi, che andava bene anche a voi farli certificare alla Camera. Dopodiché, quando la notizia è uscita e ha fatto rumore su tutte le agenzie, che ci facciamo Bersani ha detto noi li certifichiamo. Ma sono 4 anni che ci certifichiamo partito, i bilanci del partito, però poi avete fatto quella proposta di legge, è una cosa strana. Però io qui vorrei arrivare a Piepoli. Verderami faceva un discorso complessivo, diciamo, di scarsa consapevolezza delle forze politiche della gravità, come dire, del momento e anche della sfiducia e alla fine anche della rabbia, soprattutto dopo queste cose del Lazio, che può essere generato nell'opinione pubblica. Allora io le chiedo la sua impressione, anche quello che lei riscontra con i suoi sondaggi e i suoi studi. Le sembra che ci sia ancora questa mancanza di consapevolezza da parte della classe politica così diffusa? Dunque, Sardoni, sono un po' disorientato. Sono un po' disorientato perché mi immaginavo una discussione totalmente diversa. Cioè, che cosa mi immaginavo? Visto che io sono fornitore della Regione Calabria, mi immaginavo che Scopelliti arrivasse qua e parlasse del meglio della Calabria, perché lui ha organizzato, convocando 3 grandi istituti, tra cui il mio, ha organizzato della formazione per i giovani calabresi. Bellissima formazione, 50 persone le stiamo formando noi, 50 le forma la Bocconi e 50 le forma la Luis. Questo è il pregio della Calabria. Però la trasmissione non era sulla Calabria. E di questo io mi domando come mai Scopelliti sia qua a difendersi invece di attaccare. Questo però attiene... Sono proprio disorientato. Cioè, e di contagio, lei parlava di contagio all'inizio. Sì. Perfetto, allora parliamo di un contagio positivo. Cosa fanno le altre regioni in chiave di formazione dei giovani? Vediamo che cosa fanno. Il contagio deve partire dalla Calabria. Lo so, però
Questo capisco. Vabbè, scusate, che lei abbia in mente capisco, è da fornitore, sì, però è una tesi Io dico quello che vivono i miei collaboratori. Tucci ha seguito questa ricerca dall'inizio insieme. Non vorrei con che poi apparisse un po' come un conflitto di interesse. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità? No, abbiamo ancora un minuto. Però diciamo, capisco che lei sia sorpreso che la trasmissione non sia quella. Sono sorpreso, bisogna parlare bene della gente. Ma qui non possiamo dire Non lo dico io, lo dice Goethe. Sì, vediamo se riesco a recuperarlo. No, se lei riesce a parlare bene di Fiorito e di... Tratta un uomo com'è e continuerà a essere ciò che è. Tratta un uomo come può diventare e si trasformerà in ciò che può diventare. Qual è la sua tesi, Piepoli? Quindi che dobbiamo parlare... Che dobbiamo parlare delle iniziative credere positive nel nostro paese. E qua non si crede nel nostro paese. È un po' difficile, no? Io ci credo. Io non credo in Scopelliti, credo nei calabresi, è diverso. Li abbiamo visti benissimo, a lezione, sono infatti bellissimi, bella gente. Esatto. Grande, vogliono crescere. Che si meritano. Sull'elogio della Calabria e l'esortazione di Piepoli, che è consulente però a questo punto della Regione Calabria, a Scopelliti. Sì. Sono onorato di essere consulente della Regione Calabria. Ci fermiamo per la pubblicità. Ecco di nuovo Omnibus in studio. Allora, Tosi, volevo sapere da lei, perché abbiamo parlato prima di Formigoni, però c'è un'altra ipotesi in campo, e cioè, adesso poi sentiremo Orfini se effettivamente sarà così, che come è accaduto nel Lazio ci possa essere il ritiro dei consiglieri, per esempio del PD, per spingere Formigoni alle dimissioni. Se si verificasse una situazione di questo tipo, la Lega che cosa farebbe? La situazione della Lombardia è drasticamente diversa, per fortuna, rispetto a quella del Lazio. In Lombardia le spese per il funzionamento della macchina amministrativa sono fra le più basse rispetto alla popolazione amministrata e rispetto al bilancio regionale, sono fra le più basse d'Italia. Quindi la macchina dell'amministrazione regionale è fra le più efficienti, e quindi non si può fare un paragone con Lazio, che invece ha deciso di sperperare delle risorse. 100.000 euro all'anno, sono 10.000 euro al mese quasi, sono 9.000 circa. Ed è impressionante che si possa pensare di spendere per attività istituzionale e politica sul territorio un singolo 9.000 euro al mese, cioè, è veramente una cifra incredibile. E quindi la situazione è completamente diversa. La Lombardia, il problema è che c'è un'indagine da parte della magistratura rispetto ai fondi erogati alla sanità privata, e l'accusa coinvolge il governatore Formigoni, in quanto sarebbe la magistratura, la procura lega queste erogazioni alla sanità privata con le vacanze delle quali ha goduto gratuitamente il governatore. È chiaro che se questo venisse appurato le conseguenze potrebbe essere una e una sola. Quindi ecco, forse in Lombardia, se ci fosse un Aventino del PD, sarebbe un po' sopra le righe rispetto al quadro. C'è un fatto, ripeto, che è quello, un fatto di opportunità, che non so in quanti si comporterebbero come si è comportato Formigoni rispetto a delle vacanze da nababbo, quindi, molto probabilmente pagate da altri. Quindi non vi associereste, secondo lei? Secondo lei non sarebbe giusto che la Lega... Ma io ripeto, se non lo trova prima, giusto neanche poi, per il PD. Se poi Formigoni decidesse di candidarsi alle elezioni politiche, visto che questo è il suo ultimo mandato, e decidesse quindi una scelta di tipo parlamentare e mandasse la Lombardia al voto in questa tornata elettorale, a noi come Lega questo non dispiacerebbe, ripeto, per il fatto di poter esprimere anche il governatore della Lombardia. Però ecco, dovrebbe essere, diciamo, è una considerazione di un'opportunità per Formigoni, che sarebbe una buona cosa per la Lega. Senta, io però ho da chiedere un'altra cosa, perché alle notizie di oggi parliamo di contagio delle regioni su vari giornali, adesso qui prendo il Fatto, ma c'è su vari giornali, parlano anche del Veneto, che è governata da Zaia, quindi dalla Lega.
Anche qui si scopre che i 60 consiglieri del Veneto vengono dati 2.100 euro al mese senza obbligo di rendicontare. Non c'è questa grande diaspora, non è per dire tutti sono uguali, però mi pare che anche la Lega abbia i suoi problemi da questo punto di vista. Al di là dell'entità delle cifre, quei 2.000 euro una volta erano parte della busta paga dei consiglieri regionali. Sono stati espunte dalla busta paga del consigliere regionale e praticamente li hanno fatti uscire dalla porta ed entrare dalla finestra, perché li hanno messi e fatti rientrare attraverso i fondi ai gruppi, e i singoli gruppi danno quella cifra ai consiglieri come rimborso spese. Diciamo che dal punto di vista della trasparenza forse non è una scelta esattamente meravigliosa, perché è molto meglio che ci sia in busta paga tutto quello che percepisci. Vediamo come li spendono. Sta dicendo Scopelliti. Sì, no, dico, per fare cosa questi 2.100 euro? Visto che voi siete una regione virtuosa, potreste darci qualche indicazione utile anche per il funzionamento delle altre regioni? No, ma spiego cosa. Quei 2.100 euro nascevano in origine, era un rimborso spese basato sulla distanza di residenza dei consiglieri dalla sede della regione, si calcolava un numero di viaggi medi al mese e quindi c'era una cifra. Quello è l'origine, diciamo, di questa cifra. Dopodiché, con quest'ultima modifica, è stata fatta una cifra forfettaria uguale per tutti, che dovrebbe corrispondere appunto a un rimborso spese chilometrico, ma è probabilmente sovraordinata dal punto di vista dell'entità. Non è stato forse simpatico farla sparire dal cedolino per farla rientrare dai gruppi consigliari. Comunque a Scopelliti rispondo volentieri, perché il bilancio dei 118 milioni di euro di passivo del Comune di Reggio Calabria l'ha fatto lui, perché è l'ultimo anno del suo governo come sindaco. Sì, grazie Flavio. Ma dicevo, quindi anche quelli che abitano a Venezia però prendono i soldi del trasporto, quindi dell'emissione, dello spostamento, anche quelli residenti a Venezia, consiglieri regionali? Per come hanno impostato la cosa è la stessa cifra. Allora, in teoria è una cifra massima, poi in realtà l'hanno presa tutti alla stessa maniera. Bene, quindi non siete poi tanto virtuosi neanche voi. Mi pare che abbia messo a critica. Io sono sindaco di Verona come sindaco di Verona. Certo. Tu rispondi di quello che hai fatto come sindaco di Reggio Calabria fino al 2010. Tranquillo, rispondo in prima persona. Allora, io vorrei sentire... mesi fa. Perché... Beh, lo sono ancora di fatto in Lombardia, ancora, a quanto pare. Era soltanto... Per avere maggiore secondo lei si dovrebbe dimettere Formigoni? Secondo me no. Vede, qui in questo paese noi dobbiamo spiegare agli italiani, cosa che diventa un po' più difficile perché la comunicazione non è il nostro forte, perché se Penati viene indagato nella sua qualità di capo segreteria di un partito, quindi di Bersani, Bersani non si deve dimettere. Però se Fiorito... Non era indagato nella no, qualità ma di per carità, no, ma era capo segreteria. No, però era indagato cosa di 10 anni dai, prima. Dopodiché, non dille bene. Ci danno le lezioni quei signori che fino a 2 anni fa hanno sostenuto Marrazzo, che è andato via dalla vergogna bene, come governatore di questa regione. Però allora quindi io, come no, ha detto Piepoli, non ci dica le cose come ha detto Piepoli, qui siamo venuti per discutere di questi argomenti e soprattutto, al di là di fare un'analisi di come ci si comporta nel Veneto, nel Piemonte, in Calabria o nel Lazio... No, veramente è per sapere se andrete alla riunione con il governo dando una mano, perché a questo punto Repubblica parla della possibilità di un decreto del governo che tagli i costi, ma appunto sappiamo, Sì, certamente, consapevoli di un fatto, che negli ultimi 3 anni... le regioni hanno avuto un taglio di 50 miliardi di euro. Questa è la contraddizione che diceva prima Verderami. Per carità, è giusto. E quindi qua sta nell'autonomia delle regioni saper disciplinare e quindi al meglio realizzare percorsi virtuosi nella gestione delle risorse. Allora, il tema... è come riuscire ad affrontare anche, non soltanto questo aspetto, perché questa ondata che esiste
esiste perché nel paese c'è un disagio, perché crescono i fermenti sui territori, perché la gente che la povertà che registriamo sui nostri territori è cresciuta. Allora la politica, la buona politica, si deve occupare dei tagli, ma della ripresa del paese. Allora le regioni sono il motore, perché è vero che è stato probabilmente un errore la riforma costituzionale fatta con 3 voti di maggioranza voluta dal centrosinistra, perché D'Alema doveva lanciare un messaggio alla Lega. No? Allora il problema poi è che nessuno si è preoccupato di come realizzare questo percorso virtuoso spingendo le regioni a fornire risposte, perché sai cosa accade oggi nel paese? Che noi veniamo convocati dai ministri e costantemente chiedono a noi i fondi comunitari delle regioni, recuperarli loro per un progetto che ci viene indirizzato dal centro, perché il governo centrale non ha risorse. Ma allora poi perché allora si possono permettere 100.000 euro a consigliere? Ma cioè, questa è la responsabilità problema. Che nasce da gestioni non certamente virtuose. Sì, però anche e che voi il vitalizio l'avete tagliato adesso, voglio dire, è questo. Ma siamo l'unica regione dopo l'Emilia Romagna ad aver fatto questo tipo di percorso. Ma se avete potuto fare tutti questi tagli che lei ha elencato, vuol dire che prima c'era una marea di spreco, no? Scusate, però qui veramente c'è il rischio di voler condannare a tutti i costi la politica che è responsabile. Ma voi pensate che da questi tagli che noi possiamo fare sui bilanci legati al tema dei gruppi risaniamo il paese? Quando io posso recuperare 1,5 milioni di euro, no, però se le cifre sono così ingenti, non un riflesso sui tagli dell'IRPEF e grandi di altre risorse. Cose gli sperperi ci sono altrove ci sono dei segnali che noi abbiamo fatto, esatto. E noi non l'abbiamo fatto questo segnale adesso sull'onda di questo tipo di ovviamente tensione che si crea nel paese, l'abbiamo fatto un anno fa come Regione Calabria. Il problema di fondo è che bisogna lavorare per capire come utilizzare al meglio le risorse per mettere questo paese nelle condizioni di riprendersi. Le piccole e medie imprese, le fasce disagiate del nostro territorio, guardare veramente al sociale, che è la parte per noi più preoccupante delle nostre regioni, dei nostri territori. Io vorrei sentire Francesca Schianchi su queste, diciamo, sulla ricaduta politica di tutto questo. Di tutto questo caos legato al fuoco sulle regioni, diciamo. Ma così. Intanto io credo che con scandali come questi stiano facendo una campagna elettorale gratuita a Grillo. Io sabato ero a Parma a seguirlo, lui doveva parlare dell'inceneritore di Parma, è diventato un comizio con i suoi soliti toni arrembanti, anche molto aggressivi. È vero che la piazza era semivuota, ma nel momento in cui lui ricorda questi scandali c'è un boato che poi le sue piazze sono più su internet che reali, quindi poi in piazza c'era poca gente, pare che via streaming l'abbiano seguito in tanti. Io ho l'impressione che veramente Grillo potrebbe stare fermo sul posto, non comparire più, e tutti questi scandali sono campagne elettorali gratuite, perché veramente, senza cadere nel qualunquismo, nella demagogia, però un cittadino del Lazio che si vede l'IRPEF addizionale regionale aumentata, che prova a fare un esame del sangue, deve stare 3 ore in ospedale per riuscire a fare una presa di sangue con un ticket spaventoso perché la sanità funziona come funziona. Prende un treno regionale che prende un comando. E poi scopre che si spartiscono tutti questi soldi per il funzionamento di gruppi, che Orfini dice giustamente, ma l'attività politica costa e se è attività politica. Però il problema è che qui scopriamo che gli scontrini li davano, ma nessuno si preoccupava di sapere se era veramente attività politica. Cioè, forse anche sul politica controllo, quando costa troppo può creare. Oltre al fatto che appunto forse però ci sono momenti in cui si può anche spendere meno anche di attività politica, magari fare attività politica in rete, in modo più, ripeto, senza cadere in qualunquismo, ma quando si parla di 100.000 euro... Sì, ma questo io vorrei chiedere un momento, scusi Orfini, volevo chiedere invece a Tosi se temete che questo, il vantaggio che questo tipo di vicende possono dare a Grillo, che voglio dire fa anche concorrenza alla Lega su alcuni temi, quindi è una, dal punto di vista della campagna elettorale siete preoccupati che questa atmosfera, questo crollo anche della... sull'ondata degli sprechi delle regioni possa avvantaggiare troppo Grillo? Ma allora, secondo me gli aspetti sono differenti, nel senso che il fatto che Beppe Grillo prenda consenso e magari possa anche crescerlo in queste situazioni, come si suol dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso, ovvero sia se la politica
da tante parti, in tante maniere, sbaglia in maniera così palese a comportarsi, soprattutto nella gestione del denaro pubblico, con fra l'altro il paese in crisi e le famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, è normale che poi alla fine se ne avvantaggi Beppe Grillo. È colpa nostra, diciamo, della politica in senso lato, perché appunto quando sbagli a comportarti poi ne rispondi. E una delle risposte è quella o di non andare al voto oppure di votare comunque contro, e uno vota Beppe Grillo. E quindi non è che bisogna porsi il problema Beppe Grillo, bisogna porsi il problema che bisogna cambiare i comportamenti. Sentiamo da Piepoli se è vero. Piepoli non come dopo, consulente no, del... Se posso, ah, e prego. Poi se posso concludere, il problema però di fondo è un altro. Siamo un paese, appunto, come sappiamo, profondamente in crisi economica. Ci sono delle misure da adottare da parte di chi governa e di chi governerà, che saranno comunque delle misure difficili, dure e probabilmente impopolari. E quando c'è la classe politica sputanata, lasciatemi usare questo termine, diventa molto più difficile la cosa, perché chi deve prendere misure di questo tipo deve essere credibile, perché il cittadino deve pensare la persona che mi governa è una persona seria, responsabile, fa queste cose perché è giusto farle, perché credo in questa persona. Se la politica continua a sputtanarsi in questa maniera ci saranno dei problemi di coesione sociale, perché chi deve adottare certi provvedimenti poi dimostra alcuni comportamenti, e quando succedono queste cose poi il cittadino in automatico, e non è un'accusa, è un fatto, fa di tutto un erba un fascio, cioè dice tutti i politici sono ladri, sono tutti così, e questo è devastante. Piepoli, lasciando stare appunto il lato di consulente della Calabria, come dicevamo, che ha dichiarato, quindi così, invece io vorrei chiederle proprio se è vero che tutto questo, anche in termini numerici, che tutto questo avvantaggia Grillo. Dunque, direi che il Grillo di Parma sarebbe senz'altro avvantaggiato da questa situazione. Il Grillo di oggi è diverso, è in fase discendente, non è in fase ascendente. Direi il Grillo di Parma valeva 100 deputati, il Grillo di oggi ne vale circa 40, e tra 100 e 40 c'è un abisso. E perché questo? A che cosa è dovuto a questo perché calo, secondo lei? Perché la gente non vuole sentir parlare in negativo, vuole delle guide, vuole futuro, vuole futuro. La gente se ne frega dei malfattori della televisione come Grillo, cioè vuole futuro. E quindi non è una... E quindi la gente non vede in Grillo futuro. Il problema è che la gente chiede futuro. A chi? Ai presidenti delle regioni, al presidente del Consiglio dei Ministri, al capo della Confindustria, diciamo a queste persone, o a persone che circondano queste altre persone. A puro... elemento di, se vogliamo, di statistico, di referenza personale, invito Matteo Orfini a chiedere referenze dell'Istituto Piepoli a Spacca, capo di una regione vostra. E che c'entra questo? C'entra nel senso che non voglio essere classificato di destra. Io sono in servizio del paese. Certo, no, lei è un professionista. No, adesso appunto. Abbiamo scherzato perché lei ha detto che era dava dei consigli anche, diciamo, in termini di comunicazione a Scopelliti, è per questo che abbiamo scherzato. Senz'altro. Dunque, in ogni caso, Grillo è in discesa. Il problema è chi è in salita. E chi è in salita? E chi è in salita. Questo dipende dai politici onesti che sanno parlare di futuro. Quindi non ne vediamo per ora da come... Ho fatto delle scommesse sui politici attuali con collaboratori. No, questo non si possono dire. Non si possono dire. Ma uno che vede, non so, Renzi così, Orfini, non è contento. Dunque, Renzi ai nostri sondaggi risulta vincente, di circa un punto e mezzo sopra Bersani, dal punto di vista delle intenzioni di voto all'interno del partito PD. Siccome è la terza volta che lo testiamo, e tre volte sono molto più di una, diventa un trend, però... Che sia vincente non è un fatto etico, è un fatto statistico. Verderami? No, poi io vorrei tornare al PDL però, perché ieri, insomma, l'abbiamo detto, qui ce l'abbiamo, è un allora, tema il che... Il problema è, lo diceva il professor Piepoli, qual è l'idea di paese? Mi pare che nel centrodestra, nel PDL in particolare, è come facciamo al momento, come facciamo a salvarci. E
Berlusconi, e da quando è scoppiato lo scandalo del Lazio, che parla nei suoi conciliaboli riservati di 92, e se ieri ha evocato lo spirito del 94, è proprio perché teme quella data che ai politici, cioè all'opinione pubblica, fa pensare all'inizio della vicenda di Tangentopoli. Se noi però andiamo a quei giorni, l'inizio dello scandalo di Tangentopoli viene accolto anche in taluni giornali come una cosa ancora, diciamo, circoscritta. Ricordo, naturalmente per carità di padre non faccio nomi, ricordo giornali gloriosi e di valore nazionale che tenevano la notizia di Mario Chiesa nelle cronache milanesi. E per evidenti ragioni politiche, per certi versi, ma ancora non c'era la percezione, ecco, questo è il punto, non c'era la percezione nella classe dirigente che stava per succedere qualcosa. Ma tu invece distratti oggi pensi come eravamo, che sia un crollo? Distratti, sì, come eravamo anche da vicende terribili come quelle della mafia. La mafia, certo. Appunto. Però allora iniziava, cioè c'era la crepa nel Saracco e stava per venire giù la valanga. Oggi, come diceva il sindaco Tosi, c'è un problema che di fronte a una crisi economica di portata certamente maggiore rispetto a quella degli all'inizio anni 90, è l'opinione pubblica, ecco perché dico attenzione ai partiti, perché non potete non capire in questo caso, cioè i cittadini che hanno difficoltà ad andare avanti, a vedere tutte queste cose, insomma, l'idea è che ci possa essere come dire, un distacco maggiore e che questo possa innescare un meccanismo a catena. È vero anche una cosa, che siccome in politica i voti si riempiono, allora ci fu Berlusconi che riempì il vuoto della... E oggi chi può... Oggi ci può essere il nulla. Il nulla intesa come politica nazionale. Perché questo è un elemento... Piepoli facendo di no. No, nulla, un momento, non... volevo spiegare... Il nulla non c'è mai. No. La natura odia il vuoto. Sì, perfetto. Il nulla come politica nazionale. Siccome ormai, diciamo, tutte le decisioni più importanti sono state trasferite ha una struttura sovranazionale, siccome per esempio alcune decisioni di carattere di politica economica, e naturalmente non a caso il PD su questo si batte e cerca di contrastare questo fenomeno, anche perché pensa legittimamente di andare a Palazzo Chigi, e quindi diciamo le decisioni, le scelte di politica europea sovraintendono quelle di politica nazionale, il rischio è che i partiti rimangano come dire, come dei vuoti a perdere, e che quindi il gioco democratico per le prossime elezioni non abbia più senso, tant'è che nei sondaggi, mi corregga il professor Piepoli se sbaglio, non è che avvertiamo, per esempio, almeno fino adesso non abbiamo avvertito rispetto alla crisi, rispetto a quello, allo scandalo che è successo e alle cose miserabili che sono successe dentro il PDL laziali, un rimbalzo sul PDL del Lazio. Assolutamente niente. È come se è calato fosse... di due punti o no, nemmeno. Non è come se fosse un elettroencefalogramma piatto, ecco perché parlo di nulla politico. Il rischio cioè è che poi alla fine queste elezioni non valgano, che la gente se ne freghi altamente, perché ormai c'è una dimensione superiore. Allora, o la politica riconquista... Questo si può tradurre in astensione, per esempio. Ma infatti non a caso c'è un partito dell'astensionismo che oggi è considerato molto forte. Certo, poi in prossimità delle elezioni questo partito si ridimensiona. Scompare. Scompare. È come un fantasma. Scompare. 25% di astensioni significa che il 75% vota. Sì. Ma l'ultima più volta della Francia, 25%. Più dell'Inghilterra, più della Germania. L'ultima volta era l'80% l'affluenza, non allora, intorno all'80%. Allora, il problema è questo, il tema è l'irrilevanza dei partiti, è un distacco sempre maggiore, per cui alla fine... In questo senso, se il governo veramente pensasse a un decreto, sarebbe un'ennesima sconfitta dei partiti, perché questo governo non doveva impicciarsi di tagli alla vita dei partiti. Avrebbe dovuto fare altre cose. Se si sente chiamato a doverlo fare, perché supplisce a chi non lo sta facendo. Io penso che Dobbiamo interrompere per la pubblicità. Poi però vediamo anche chi lo impedisce di farlo. A fra poco, lo vediamo dopo la pubblicità. La tonalità è salita.
Allora, mi pare che Verdrami abbia messo molta carne al fuoco per i nostri ospiti politici. Allora, intanto Scopelliti parlava di un po' di uno smarrimento e di un PDL che deve salvarsi. Allora, come si salva il PDL? Intanto si salva unito o si salva che è meglio, lei è un ex AN, che gli ex AN si vadano da un'altra parte? Il PDL si salva sicuramente unito, perché oggi non c'è più la divisione tra PDL, cioè tra Forza Italia e AN, almeno soprattutto tra la classe dirigente giovane c'è una convergenza totale sulla strategia, sui percorsi da mettere in campo e da attuare. Anche ieri noi abbiamo fatto una riunione col segretario Alfano ed è emerso qualcosa di importante, una linea comune del PDL laddove il PDL soprattutto ha il compito di governare a livello regionale. Ed è quella riunione è uscito un indirizzo molto chiaro, l'idea dei bilanci certificati nell'immediato, l'idea della riduzione, quindi una spending review da attuare anche ulteriormente sulle spese dei consigli regionali. Un altro scandalo di cui si parla molto poco sono i monogruppi. Chi i gruppi composti da una sola persona. Ad esempio, e che prendono soldi. Prendono soldi quanto i gruppi normali, in proporzione, però sono cifre sicuramente esagerate. E qui Alfano ha anche lanciato questo messaggio a Bersani. Noi non ricandideremo quelli del PDL. Fa la stessa cosa il PD? E queste sono delle risposte che credo siano un segnale anche di coerenza e di una linea di rigore messa in campo però da poi, Alfano e dal per partito. Per tutti quanti in retroscena di oggi sembra che Berlusconi sia tentato dall'idea di rinnovare anche facendo per esempio delle liste, spacchettare delle, sì, delle cose. Sì, lo spacchettamento immaginato dal presidente Berlusconi fa riferimento a una strategia legata alla legge elettorale. Cioè oggi in questo paese perché non si vuole cambiare la legge elettorale? O meglio, perché il Partito Democratico non vuole cambiare la legge elettorale? Perché vuole andare con questo sistema elettorale al voto perché pensa che con l'idea della coalizione fatto da noi, con questo sistema Bersani diventa il premier. Cioè il problema di fondo di questo paese è che la politica... E invece lo spacchettamento corrisponde a una legge proporzionale? L'idea della legge... No, no, corrisponde a questo. Corrisponde a questo. L'ipotesi di lavoro dei gruppi all'interno del Parlamento era legata all'opportunità di fare una legge in cui si andava col proporzionale e dopo la tornata elettorale si andava a individuare chi dovesse ovviamente guidare il governo. Questo non sta bene probabilmente al Partito Democratico che tentenna e non dà la possibilità di fare ciò che oggi chiedono gli italiani, poter quindi scegliere dice, se chi resta questo deve sistema, rappresentare all'interno del Parlamento. E questa è un'altra cosa grave. Ma se non... resta questo sistema, allora è meglio fare una lista a questo lista, punto, a questo punto degli ex AN? No, potrebbe essere? No, perché non è spacchettando il PDL che noi vinciamo o comunque concorriamo al successo, alla vittoria. Noi possiamo concorrere creando delle liste a supporto del PDL che sui territori possono avere, diciamo così, un seguito e quindi un consenso, ed ecco l'idea nata al tempo di Sgarbi, c'era chi parlava di Bertolaso, adesso io faccio nomi che sono stati cioè, più volte resi noti, però che poi non so neanche se fosse questo l'indirizzo di Berlusconi, la disponibilità di questi soggetti, e quindi riuscire a creare quel sistema delle alleanze che passa anche attraverso, a mio giudizio, il coinvolgimento della Lega, perché no Montezemolo e quant'altro, per andare a rafforzare l'idea di una grande coalizione dei moderati in questo paese, dove l'UDC deve chiarire se vuole stare dalla parte dell'unione dei gay, se vuole andare al matrimonio di Vendola ed essere testimone, oppure vuole stare quando vanno da Benedetto XVI e si fa un discorso pochi giorni addietro dei cattolici in politica e tutto il resto, si assume un impegno molto chiaro, diventa difficile comprendere perché poi alla fine si può stare magari con questo centrosinistra. Allora a quel punto credo che il terzo polo, che ormai si è sfaldato, anche lì l'UDC dovrà decidere da che parte stare con questo porcellum. Orfini, a proposito dell'UDC, sempre naturalmente Omnibus segue l'attualità dei giornali e i giornali di oggi dicono che forse, a proposito proprio del Lazio, potrebbe esserci una candidatura diciamo centrista alla Regione Lazio, una specie di scambio per poi avere un appoggio per Zingaretti, sindaco di Roma, sì, Riccardi. Sono le cose che appassionano i giornali, ma che sono assurde, nel senso che noi siamo in una situazione in cui fino a ieri eravamo all'opposizione in regione dell'UDC, che era in quindi giunta non stavate Polverini. Pensando. Cioè, quindi è del tutto evidente che non è che siccome cade la Polverini noi domani ci mettiamo d'accordo con l'UDC. Credo che ci sia
invece è un tema serio che riguarda la Regione Lazio, che va posto, cioè che si deve votare subito. Cioè l'idea che, si legge anche questa sui giornali, ma non smentita da Polverini, che si pensi di arrivare all'accorpamento con le elezioni politiche, cioè tenere in carica una giunta rimessa per 6 mesi, consentendo di continuare a gestire quello che si può ancora gestire, ovviamente l'amministrazione ordinaria, però sarebbe un errore drammatico. Io credo che si debba votare subito nel Lazio e credo che noi candideremo un esponente del Partito Democratico alla presidenza della Regione Lazio. Francesca Schiacchi. No, mi ha colpito Scopelliti che diceva che nel PDL l'amalgama è ben riuscita fra Forza Italia, perché la settimana scorsa due esponenti del PDL, ex Forza Italia, Galan e la De Girolamo, hanno osato fare dei complimenti a Renzi dicendo, loro dicono a mo' di battuta, meglio Renzi di Gasparri e La Russa, e c'è stato uno scambio durissimo con un esponente dell'ex AN come Donzelli, che ha insultato a De Girolamo, vai a fare il mestiere di cicciolina. Cioè, voglio dire, se l'amalgama ben riuscita è questa, per parafrasare un'espressione che uso da Lema per il PD, al contrario, mi chiedo se fosse mai riuscita cosa vi fate. Guardi, perché e anche il Consiglio regionale del Lazio, tutto nasce da faide interne al PDL, non nasce perché... Quindi, non so, mi chiedo se non sia una visione un po' troppo ottimistica la sua, che dice il PDL va tutto bene, avete visioni comuni, perché insomma non si direbbe dagli scambi poi che sono pubblici, quindi neanche retroscena. Sì, ma mi pare che le stesse tensioni ci siano anche all'interno del PD, nel senso tra coloro che vengono dalla Margherita e quelli che vengono dal Partito Comunista, dal PDS. Cioè, il problema di fondo è che qui c'è l'asse centrale portante di un gruppo dirigente, che è quello costituito da Alfano, da Fitto e da altri giovani rappresentanti validissimi di questa classe dirigente, che si confronta con la Meloni, con Scopelliti e con altri ancora, e che trova convergenze sulla linea e sulle strategie del partito. Allora, questo è il partito del futuro del PDL. Dopodiché, che esca il parlamentare più o meno giovane, senza storia e ovviamente che non ha un retroterra culturale legato al mondo della politica e quindi di conoscenza dei percorsi, e faccia Donzelli una dichiarazione. Donzelli è uno che fa politica da quando aveva 15 anni. Ma Donzelli esce per difendere legittimamente e giustamente due uomini che hanno una storia, che hanno avuto un ruolo importante nella destra italiana e che sono due riferimenti importanti di questo paese. E che Galan, che è un dirigente importante del suo partito, dice che lo parlerebbe con Renzi. Ma scusi, ma io mi chiedevo anche un'altra cosa. Ma noi ci dobbiamo fidare di quando Alfano dice non li ricandideremo più? Perché Alfano è lo stesso signore che ha detto alla Minetti dimettiti, e questa non si dimette. È lo stesso signore che qualche tempo fa... Allora, mettiamola così, sulla leadership di Alfano, sulla capacità di leadership di Alfano. Perché noi abbiamo sentito dire se la Minetti si dimette, la Minetti ha detto io non ci penso nemmeno, quindi forse... Lei, da questa risposta, la sua risposta mi fa capire che Alfano ovviamente non ha poteri sulla decisione della Minetti di poter di dimettersi. Quindi avrà poteri sulla possibilità di ricandidare o meno i consiglieri. Sicuramente la Minetti non penso sarà ricandidata, come tantissimi altri consiglieri, come quelli del Lazio, quando Alfano ha preso un assunto, un impegno, lo ha fatto in questi giorni. Adesso noi abbiamo preso... Ma se non li candidi poi in Parlamento, perché se non li candidi alla Regione, li candidi in Parlamento, come questa secondo me accadrà. Però vorrei chiedere una cosa a Verderami. Di capire cosa farà il Partito Democratico su questo invito fatto da Alfano. Cosa risponderà Bersani? Ha già risposto. Allora, Verderami, vedo qui una dichiarazione di Cicchitto che dice il PDL deve ripartire subito e possibilmente dalla ricandidatura di Berlusconi a Palazzo Chigi. Però mi sembra la prima volta che gli dice, questo poi è il seguito dell'agenzia, deciditi, insomma, va deciso rapidamente. Questo tema dell'ombra, della possibilità che si candidi o che non si candidi, non è una cosa che fa male al PDL? Ma, l'indecisione. Credo che ormai l'abbiano capito anche i bambini che guardano la TV. Che non si candida. Ecco, sì. Cicchitto, dei ragazzi. I cartoni animati, che Berlusconi non ha alcuna intenzione di ricandidarsi. Scopelliti, è d'accordo? Credo che questo sia un po' l'indirizzo di Berlusconi, altrimenti l'avremmo avuto, sarebbe stato già qui in campo a quest'ora. Da qualche mese avrebbe già ufficializzato la sua disponibilità, la sua candidatura. Io vorrei chiedere a Tosi se nel caso in cui appunto effettivamente Berlusconi non fosse in campo, ci sono delle possibilità di riavvicinamento, rialleanza, riapertura di un dialogo con il PDL per la Lega?
A rischio di essere ripetitivo, alla fine la questione è molto legata alla Lombardia, al mio avviso, sì, vero? Sì. Perché poi certo. È Roberto Maroni che decide questo, ma spiego il perché. Perché l'unica ipotesi che potrebbe portare forse a un riavvicinamento al PDL, al di là della figura di Berlusconi o meno, dopo la figura di Berlusconi ha dato tantissimo alla politica, ha cambiato anche il paese, il modo di far politica, però un candidato premier che ha 70, adesso non mi ricordo più quanti anni, 76 forse, o comunque più di 70 anni. Due, suggerisce Verderami. Ecco, non mi scuso. Verderami suggerisce 70. 6 invece, qui siamo, dovremmo avere 7-6, quindi aveva ragione, sbaglia Verderami. Avevo ragione, allora, bravo. Dicevo, al di là dell'età anagrafica, quello è un fatto che forse dovrebbe far riflettere Berlusconi, ma ripeto, è una questione che attiene al PDL e non a noi. Se in Lombardia si va al voto anticipato perché Formigoni sceglie la strada del Parlamento e il PDL, come era diciamo negli accordi originari con la Lega che voleva esprimere i tre governatori, sostenesse un governatore della Lega, strategicamente per la Lega, per la sua battaglia, avere anche il governatore della Lombardia da affiancare a Zaia e a Cota sarebbe fondamentale per quella che è l'impostazione che si vuole dare, cioè per trattare con Roma, avendo dalla nostra i tre governatori che quindi mettono il loro peso e il peso della Lega in questa trattativa. Fatto salvo questo scenario, credo che un'alleanza con il PDL sia praticamente impossibile. Cioè alta politica, no? La nuova Lega di Maroni e Tosi si riallea con sì, Scopelliti questa... in cambio della poltrona della presidenza della regione. Noi sosteniamo. No, chi allea con Scopelliti in cambio caso. Della poltrona della presidenza della regione. Poi figurati, l'hai detto lei, tu, non l'ho detto io. Abituato a ragionare sulle non poltrone. Noi siamo abituati a ragionare su riforme e fatti concreti. Si vede. E per ottenere dei fatti concreti dallo Stato centrale. E per anni li avete ottenuti prima che purtroppo abbiamo quindi ottenuto continuate poco. Così appunto, a rimettervi adesso con, lo, con gli stessi guardi, che non me le hanno garantite molto, in cambio delle poltrone. Io però l'educazione di non interromperla, vada avanti lei poi ho finito poi per rispondere. Aveva finito prego. Però mi ha interrotto prego, lei tosi. Io ho iniziato quando lei aveva finito poi è lei che mi ha interrotto. Va bene, però non litigate su chi ha interrotto chi. Tosi, prego, che stava replicando. Non è una questione di poltrone, è una questione di strategia politica. Se la strategia politica è quella di confrontare il nord con Roma per cercare di cambiare il paese in senso federalista, perché di federalismo ce n'è un gran bisogno, perché si impedirebbero certi sprechi, per far questo servono i tre governatori che facciano la stessa battaglia e tre governatori della Lega darebbero questa garanzia. Questa è la strategia superiore e in nome di questa strategia superiore si può anche valutare un'alleanza, altrimenti un'alleanza non la si fa in nessun caso, punto, tanto semplice. Sembra interessante questa cosa che dice... L'operazione... Allora, intanto i rapporti tra la Lega e il PDL sono, diciamo, storici e la rottura che si è verificata negli ultimi mesi è dovuta all'appoggio o meno del governo Monti e naturalmente le contraddizioni all'interno della politica ci sono perché, per esempio, nel centro-sinistra si sviluppa lo stesso tema nel rapporto tra PD e SEL. Nel centrodestra, naturalmente, il legame tra la Lega e il PDL può avvenire attraverso questo passaggio che Tosi ha detto proprio in maniera chiarissima, cioè attraverso un ricambio generazionale, perché è impensabile, comunque a prescindere, che Berlusconi si potesse ricandidare a 72 anziché dovene a 76 anni. E attraverso l'operazione della Lombardia, che dovrebbe vedere Castelli come... candidato che diventa punto di compromesso tra Castelli, Tosi, il PDL l'uomo e la Lega. Giusto per la Lombardia. Se si dice pure il nome, allora vabbè, fatta. No, allora il nome del governatore, siccome noi abbiamo no, uno candidato statuto, governatore. Realmente federale e quindi in quel caso sarebbe il Consiglio nazionale, lo chiamiamo noi, che sarebbe regionale, della Lombardia a stabilire il nominativo. Vabbè, ma Castelli il veto in questa scelta non entrerebbe, giustamente. Va bene, però Castelli è un nome che possiamo mettere in una rosa, ma mettiamola nomi, così. Ma di nomi, guarda, sì. Ecco, potete fare una rosa, perché di nomi cioè, può essere Castelli, può esserci Gibelli, può esserci Salvini, può esserci Giorgetti, può esserci Bobo Maroni, cioè, per fortuna Fava, cioè, ne ho detti alcuni e mi scuso con gli altri, perché di cavalli di razza non va bene. Però ha inserito anche Maroni, quindi se anche Maroni potrebbe...
col doppio incarico un po' complicato. Se dovessi dire che Maroni può essere un ottimo governatore della Lombardia, non avrei dubbi, ci mancherebbe altro. Tifo da curva sud questo. Comunque, questo, certo, se... non c'è dubbio che il problema del Porcellum al quale si è adesso riagganciato nuovamente Berlusconi fa gola e tenta anche la Lega da una parte e il PD giustamente dall'altra, perché in questo caso voglio dire, perché non sfruttare le benefiche, i benefici effetti di questo sistema elettorale, certo, soprattutto per evitare quello peggiore proporzionale, per magari le ragioni che ha spiegato prima. Cioè il fatto che, siccome abbiamo capito il clima, e l'abbiamo capito già da quando lo hanno fatto loro il Porcellum, cioè se noi oggi non cambiassimo la legge elettorale non è che ci guadagneremmo nulla, verremmo travolti, giustamente. Allora, tutto anche sta a capire qui, chi si assumerebbe qui, poi esatto, la responsabilità. No, ma la responsabilità è chiara, anche qui. Cioè noi abbiamo, almeno dal mio punto di vista, provo a spiegarla, noi abbiamo chiesto due cose nella trattativa sulla legge elettorale, trasparente, si fa in Parlamento. Abbiamo detto che la sera delle elezioni si sappia chi ha vinto le elezioni e che i cittadini possono scegliere i propri parlamentari. Porcellum con preferenze sarebbe... No, perché non scelgono i propri parlamentari. E con le preferenze? Ah no, con le preferenze noi abbiamo detto meglio il Porcellum con i collegi, per una ragione banale. Avete visto che Fiorito? Vorrei dire, noi stiamo discutendo di esplosione dei costi della politica, di personalizzazione della politica, di fenomeni clientelari. Obiettivamente la preferenza da questo punto di vista non è, però aiuta, e la storia di questo paese lo dimostra. Cioè, allora, se entrare nei dati dei tecnicismi, allora a quel punto Berlusconi dice, vabbè, a questo punto però facciamo il modello spagnolo, che sono collegi molto piccoli, sì, ma però Berlusconi questo non sta fino bene ad oggi non ai vostri detto futuri alleati. Fino beh, ad oggi una proposta non è arrivata. Detto. Quando noi abbiamo iniziato a discutere a suo tempo del tedesco rafforzato dello spagnolo, si è fatto di nebbia Berlusconi. Allora, anche qui va bene tutto. Dopodiché noi abbiamo detto, qualora dovesse rimanere il Porcellum, cosa che ritengo catastrofica, noi scegliamo i parlamentari con le primarie, l'abbiamo deciso negli stessi organismi. Tecnicismo non l'ha fatto nessun altro. Ecco, tecnicismo per tecnicismo, arriviamo alle primarie, mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, però questo lo devo chiedere a Matteo Orfini. State discutendo delle regole delle primarie, vedo che c'è questo dilemma aperto agli elettori di destra, qui anche dalle pagine dell'Unità, e c'è chi dice che serve assolutamente un albo degli elettori, si devono registrare, che questo albo deve essere pubblico. No, ma noi abbiamo detto la discussione... Voi, questa è la linea Bersani. No, noi abbiamo detto applichiamo le regole delle altre volte. Cioè, le altre volte, quando non tu andavi... Quando tu andavi a firmare alle primarie, scrivevi nome, cognome, indirizzo, davi una mail, a volte anche un numero di telefono. Noi cosa abbiamo detto in questo caso? Cioè, il problema è non che non vogliamo gli elettori di centrodestra, se gli elettori di centrodestra decidono di votare centrosinistra siamo felicissimi. Se Scopelliti, mi perdonerà in questo caso almeno, decide di andare a votare in Calabria alle primarie del Partito Democratico, secondo me non può. Ovviamente lui non lo farebbe, però io visco che ci siano cose di questo tipo, esiste. Allora, cosa abbiamo detto? Noi cediamo sovranità ai nostri elettori, facendo le primarie e facendogli scegliere il Premier, chiediamo ai nostri elettori in cambio di metterci la faccia. Che non vuol dire che si ritrovano i manifesti con i nomi affissi. Ma perché nel caso di Prodi e di Veltroni non era così? Era così, ma non c'erano gli strumenti. Cioè, erano nascosti gli schemi delle primarie. Ma noi ce l'abbiamo gli elenchi. Gli elenchi erano delle primarie vere. Chiaro, queste sono delle primarie vere. Ma no, ma e infatti insomma, vogliono anche il doppio turno, che non hanno mai fatto vere, tranne che a Firenze quando Renzi ha vinto. Cioè, queste sono vere perché è uno scontro vero. Questa è una partita più combattuta. Erano vere anche quelle che hanno eletto Bersani segretario con Franceschini Marino, insomma ci sono state primarie nei comuni, insomma, ne abbiamo diciamo, no ma vere, per carità, quelle di Prodi nei comuni ne che... abbiamo fatte vere, tante vere ma blindate per far vincere Bersani. E quindi adesso c'è una trattativa con i renziani, c'è una trattativa, il tuo consulente dice che non sono così blindate, quindi c'è una trattativa con i renziani su queste primarie, loro non vogliono l'albo pubblico, come funziona, chi decide? Allora deciderà la coalizione, perché noi dobbiamo innanzitutto alla coalizione, quindi siete soltanto tutti, non c'è, spiego. Noi prima dobbiamo cambiare per consentire a Renzi di candidarsi, perché Renzi dice non si cambino le regole, ma se noi non cambiamo le regole Renzi non si può candidare, quindi per dobbiamo cambiare certo le regole del Partito Democratico che prevedono che il segretario è automaticamente candidato premier. Lo faremo per consentire a Renzi e chi altro avrà il consenso necessario del Partito Democratico di candidarsi. Poi con la coalizione, cioè con quelli che sottoscriveranno la carta di intenti, che è la base comune programmatica
di chi partecipa alle primarie, cioè occhio e croce, Sella, Nichi Vendola, Tabacci, se sarà candidato, alcune associazioni e movimenti della società civile. Pare si voglia candidare anche Rutelli. Ma Rutelli non si potrà candidare, gliel'abbiamo spiegato. Noi non noi non facciamo coalizione con l'API. Questo è impensabile, perché il Partito Democratico non è una porta girevole. Scusa, Tabacci è una serie, gli è stato spiegato, diciamo, Tabacci è un assessore del Comune di Milano, sì, in quanto personalità del centro-sinistra. Ma con l'API noi non siamo disponibili a fare una coalizione elettorale, quindi non possono partecipare. Allora, ci sarà prima modifica dello... Gliel'abbiamo spiegato, Rutelli può pensare quello che gli pare, ma diciamo questo partito e questa coalizione non ha porte girevole. Girevoli, Rutelli non ci può rientrare perché ha fatto fino ad oggi una scelta diversa e la decenza non consente di riaccettare. Allora, quindi le regole saranno decise prima questa modifica dello statuto insieme, e poi dalla coalizione. Io credo debbano favorire la partecipazione di tutti, naturalmente chiedendo a chi vuole partecipare di non nascondersi. Nel senso, poi devo dire, io a tutte le altre primarie che ho organizzato prima da segretario di circolo, poi... Cioè, non ho mai trovato uno che aveva paura di dire che votava. No, ma il problema è sempre cioè, nelle file ai seggi c'erano le telecamere, i giornalisti. Certo, però noi chiediamo. La paura è un conto. Va dato atto che questa però è una prova di coraggio da parte del PD e del suo segretario, perché in effetti, insomma, poteva giocarsela nel chiuso della sua segreteria. Ma sa perché noi lo facciamo? Perché siccome c'è la distanza dalla politica e ai cittadini che lei diceva prima, c'è bisogno di dare dei segnali di aver capito. Allora, questo è un meccanismo. Sì, in questo caso anche perché Bersani si sentiva onestamente un po' stretto, magari qualcuno all'interno del PD incominciava, ma questo è il diciamo vecchio che solito gioco. Da lì può cominciare un rinnovamento. Noi stiamo mettendo in discussione una prova di coraggio. Delle primarie sicuramente parleremo di partecipazione. Anche domani a Omnibus. Noi ci fermiamo qui, dopo di noi Coffee Break, e buona giornata a tutti e grazie ai nostri ospiti.